Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, episodio numero 28. Siamo al Gran Premio di Azerbaijan, Gran Premio molto ostico, però anche quando molto bello. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie e al canale. Mi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook e tramite appunto i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live. Detto questo, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre collegati e aggiornati sul canale. Detto questo, signori, al solito mi faccio le prove libere off camera e poi ci vediamo per il giro di qualifica sperando che questa volta non piova e possa andare meglio rispetto all'autoscontro di Monte Carlo praticamente. Andiamo, andiamo, signori, andiamo, andiamo. Ok, signori, ho fatto le prove libere in Azerbaijan, non sono andate benissimo, ma neanche malissimo. Insomma, una via di mezzo, una via di mezzo. Adesso abbiamo le qualifiche che ci accingiamo subito a fare. Per fortuna sia qualifiche che gara stanno sull'asciutto e quindi dovrebbe un attimino promettere bene la situazione. Il Gran Premio è particolare. In particolare devo un attimo riprendere confidenza con la macchina che ho perso un attimino il tatto praticamente. Il tatto tra Monte Carlo, tra che era un po' che non registravo, tra che Monte Carlo è stato proprio un ritorno terribile. E, andiamo in pista, vediamo che succede. Speriamo bene, signori. Speriamo di riuscirci a qualificare quantomeno in una posizione. Tra i primi 10 quantomeno, perché il Gran Premio è ostico, ve l'ho detto, il Gran Premio è molto complicato, quindi partire troppo dietro sarebbe veramente un dramma e siamo partiti proprio male, signori, siamo già ultimi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche posizione. Addirittura siamo così vicini a Verstappen e siamo ancora 19. Ok, decimi noni, va bene, adesso mi piace. Adesso mi inizia a piacere. Dobbiamo stare attenti, vedete, vedete, ci sono queste. Porca paletta ambriaca, abbiamo sbagliato la curva. Qui ci stai un attimo a prendere un muretto. Ci stai un attimo a prendere un muretto e a far saltare l'alettone. È proprio cosa di pochissimi millesimi. Dai, 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 dai. Dobbiamo far contento anche lo sponsor. Dobbiamo qualificarci per forza fra i primi 10. Se no, lo sponsor non ci paga da mangiare. Ok, dai, dai, dai. Occhio a questa curva che è terribile. Mamma mia, come l'abbiamo frenata. Come abbiamo frenato la macchina, infatti, ne abbiamo risentito nelle posizioni di quali siamo. Dicesse, mamma mia, che stiamo andando male, signori. Mamma mia, stiamo andando male. Sono completamente fuori allenamento. Da quant'è che non gioco a Formula 1? Non mi ricordo più giocare praticamente. Decimi, undicesimi, dai, 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 dai. Non sbagliamo ora sul finale. Non sbagliamo ora sul finale. Dai, 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 sesti. Dai, dai, difendiamo la stessa posizione. Mi sta bene partire sesto, mi sta bene partire sesto. Non facciamo cretinate qui. Non facciamo cretinate qui. Sesti, ok. Dovremmo riuscire a portare a casa la stessa posizione se non succedono dei patatracchi terribili. Attiviamo il DRS, vediamo se riusciamo a conquistare la quinta, quinta posizione, quinta, 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 quinta. Niente, sesti, va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sta bene, sesti, sesti, va bene. Se abbiamo detto fare i primi 10, va bene così, va bene così. Vediamo dove si è qualificato Ghiotto, signori, e poi scendiamo in pista. Giustamente, noi andiamo bene. Ghiotto, quindicesimo. Speriamo riesca a avanzare, fare una buona partenza. Dai, speriamo, speriamo. Scendiamo in pista, signori. Niente, signori, oggi Tom non ci parla, è offeso con noi. Dopo la brutta prestazione a Monte Carlo, Tom è offeso con noi, non ci parla. Ci lascia da soli qui sulla griglia di partenza dell'Azerbaijan, signori. Vettel è dietro di noi. Ok, ricordiamoci che è lui il nostro obiettivo, ma il nostro obiettivo è anche il mondiale. Si parte! Si parte, zitti, 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 la partenza è buona, la partenza è buona. Occhio a Ricciardo che ci tagli subito la strada. Noi andiamo a chiudere dall'altra parte. Mi sono dimenticato della curva, puttando gli occhi al cielo. Calma, calma, calma. Siamo dal lato sbagliato. Siamo dal lato sbagliato. Calma, calma. Ok, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Non è successo niente. Non abbiamo distrutto per fortuna la macchina. Non abbiamo perso granché. A parte una posizione nei confronti di. Da che lato è la curva? Da quel lato. Guarda, 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 guarda. Vetter che si difende. Ma noi lo spostiamo e guadagniamo la posizione nei suoi confronti. Lui è dal lato buono della curva, però. Ma si deve levare. Si deve levare. Levati, Vettel. Ok, abbiamo riconquistato la nostra sesta posizione su Vettel. Va bene così, riusciremo a guadagnare qualche altra posizione? Non penso, signori. Sinceramente non penso al muro. Ok.
Non penso, però ci lavoriamo. Sesto posto comunque sarebbe buono. Riuscire a portare la macchina a casa con un sesto posto, dico, sarebbe tanta roba qui in Azerbaijan. Dai, curva brutta questa, curva fatta bruttissimamente questa, anche questa. Stiamo a fare delle curve terribili, stiamo a fare da tappo su Vettel e la cosa mi sta più che bene. No, non mi può attaccare qua, non mi puoi attaccare qua, brutto. Dai, Damos, no, occhio, ok. Mamma mia, sudatissima. Mi sto preoccupando tutto troppo di là dietro e non sto più tenendo occhio quelli là davanti. Dai. Tra l'altro forse qua in Azerbaijan l'anno scorso avevamo vinto, può essere, ricordo male io? Perfetto, signori, ma... No. No, vabbè, dai, un flashback ci sta, signori, un flashback ci sta. Uno me lo dovete dare, signori, cioè, per te è stato terribile. È stato terribile l'errore, dai così. Accendi tutto, mi dovete dare il passo, tutto, DRS, RSC, CC, RC Auto, tutte cose accendi, dai. Dai. Concentrati ora sulle macchine davanti. È assurdo, non mi trovo più nella guida. È incredibile, non so perché, ma non mi trovo più bene nella guida. Una volta eravamo bravissimi. Ora non riesco più a trovarmi bene sulla guida. Vettel sta a fa da tappo. Vettel mi sa che ha sbattuto, signori. Vettel mi sa che ha sbattuto e sta facendo terribilmente da tappo. Grande Vettel, che gioca con noi, gioca a nostro favore. Vettel, grande Vettel, gli faremo un regalino a Natale. Dai, bravo, fai da tappo che noi ce ne andiamo. Dai, che abbiamo davanti? Leclerc, l'altra Ferrari. Mi sono un attimo impappinato col linguaggio, però va bene, dai. Frenatona, questa la posso tagliare ad è brutto. Sì, si può tagliare quella curva, buona a sapersi. Occhio qui. Occhio, mamma mia che si è passati vicino a quel muro, mamma mia. Dai così. Damose. Dai, che al muro. Qui perdiamo tantissimo, signori, perché c'ho una fottuta paura di farla tutta in pieno, ste curve che voi neanche vi immagini. Perfetto, abbiamo perso. No, questa volta niente flashback, signori. Abbiamo entrambi gli alettoni di color giallo, il colore della Maulo Racing. Abbiamo entrambi gli alettoni di color giallo come il colore della Maulo Racing. È fatta apposta, signori, io qui non posso più farla appieno. Non le posso più fare appieno le curve e Vettel ha recuperato tutto. Due curve sono bastate per far tornare Vettel a rompere le scatole. Ma porca miseria, Leclerc a 3 secondi. Questo appena... ok, poi... Stavo dicendo, questi appena apriranno il DRS mi sverniceranno male. E infatti da questo giro si può utilizzare il DRS. Siamo sesti. Occhio alla curva, occhio al muretto. Non riuscirò a fare da tappo per tutta la gara, signori. Purtroppo no. Non riuscirò a fare da tappo in tutta la gara. Breve storia triste, signori. Abbiamo difeso bene questa sesta posizione. Eravamo riusciti a riconquistarci la sesta posizione, perché l'avevamo persa in partenza nei confronti di Vettel. L'avevamo persa. Eravamo riusciti a riconquistarla e a difenderla con l'unghia e con i denti. E mi sa che questa volta non ci riusciremo. Tu devi levarti, non provare a passare qua, perché ti svernici, ti stacco tutte le ruote, proprio te le mando a casa direttamente, neanche in box. Ti stacco tutto come se non ci fosse un domani. Ti devo le chiavi della macchina. Te la spengo mentre mi stai superando. Occhio, attenzione, ok. È ufficiale, signori. Stiamo a fa da tappo. Ma non permetterò a nessuno di rubarmi la posizione. Ti odio, Vettel, ti odio. E lo passiamo. Vettel, tira dritto, muro. Dai, è così. Levati, Vettel. Collisione con Vettel. Qualcuno ha visto? No. No, signori. Ma qua si gioca al lato scontro. Ma stiamo a scherzare. Dai. Ma mi ha attaccato. Ma no, non ci posso credere. E tutti non mi passano. Io ho perso tutto. No. Da vattene a quel paese. Vattene, dai. Ma dai.
Ah, lo so che si perdono così i mondiali, signori. Lo so che si perdono così i mondiali, però dai, ci sta, ci sta. Purtroppo quelle curve in velocità non si possono fare senza alettone. Quelle curve in velocità non si possono fare senza alettone, quindi sarebbe stata una gara inutile. Saremmo comunque o arrivati ultimi perché tutti in quel tratto veloce ci avrebbero sverniciato male. Oh, chi stava fotografando quello? Gli è partita la macchina fotografica così a caso praticamente. Quindi va bene così. Dai, ma male, 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 male. Però non dovrebbe essere arrivato manco Vettel, quindi dico, siamo andati male noi, è andato male anche lui. Diciamo così, vediamo la classifica finale. Più che altro vediamo dove è arrivato Ghiotto, il nostro compagno di scuderia. Questi festeggiano, ma chi se ne frega di questi che festeggiano? Ma chi se ne frega? Mi fa vedendo sta Ghiotto. Ghiotto 14esimo, è partito 15esimo, ha preso una posizione, quella nostra che ci siamo ritirati. Vettel è ritirato anche lui. Oh, che goduria. Vettel è ritirato. Cose che succedono, signori. Cose che succedono. Sono scontri di gara. Sono scontri di gara. Va bene, dai. Bene così, signori. Allora, questo Gran Premio è andato. Il prossimo Gran Premio è il Gran Premio del Canada. Che dovremmo riuscire a tornare a punti a Canada, almeno lo so fare, ecco, mettiamolo così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!